È pronto? Sì. Devo fare l'ingresso ad effetto. Oddio, che già spacco tutto il mobile nuovo. Signori, benvenuti all'offertarelle di prima. No, che cazzo sto dicendo? Non si capisce più niente. Che offerte sono queste? Allora, questa è la... Ma che è quel coso? Tutto pieno di scotch. Questo è il nuovo mobile TV. Seppure con questo si sfracellerà la TV, io do le dimissioni. Quindi mi faccio un attimo installare e partiamo subito. Lei intanto dica che offerte sono queste, dai. Dai che mi sono già rotto le balle, su. La festa delle offerte Prime autunnale, anche detta la Prime Week. La fessa. No, la fessa. No, che qua c'ho ancora sto robo qua da fare il reso io. Poi a mezzanotte, a st'ora qui, vedete che io sto pure immerso nella mia isola privata. Mi sono no, ma infatti, ma lei pare uscito dalla fiaba, dove sta? Cioè, risulta difficile. Io intanto sto testando la resistenza allo stress del nuovo mobile, guardi. Ma quasi quasi me lo tengo. Sa che qua ho ancora la TV vecchia? Ci sono delle TV in sconto, vero? Spero di sì. Le faccio anche vedere cosa si fa con le TV rotte, guardi. I botti di Capodanno, perché queste offerte sono esplosive. Oh, e le ho dato, eccoci, il gancio, dai! Io. Lei lo sa che sta per assistere a un disastro ecologico, vero? Non si spaventi che è tutto attaccato con lo scotch, non è come sembra, giuro. Questa volta ho utilizzato delle fascette per collegare la staffa al mobile. Oh, c'è scritto che una fascetta regge 75 kg. Che cazzo, se ne metto 100 reggerà la televisione? Quante ne hai messe? Per adesso 4. È complicatissimo perché io non ci vedo. Orco cane, va. Sta su! Sta su, signori! Che dite? Metto l'acquisto quello periodico su Amazon. Ogni mese è una TV nuova. Vabbè, comunque, a Daniele. Oh. Ma innanzitutto vi vogliamo dire di entrare ovviamente nei canali Telegram di Cinema Marisa, perché lì c'è ben di più di quello che vi diremo oggi. Questo sappiamo è un video di merda. Un video di merda che serve solo a farvi entrare lì. Ma noi potremmo anche raccontare i casi nostri in questo video, no? Io non sto più nelle palle per queste offerte. Ma neanche io a me non stanno proprio più le palle. Cioè, non mi stanno più. No, allora partiamo, dai, diciamo un po' di cagate, su. Prima di iniziare, signori, come al solito, vi ricordiamo che la Marisa ha 4 canali. Oh, che palle, vabbè. Dovete entrare nel canale principale, le offerte della Marisa, dove lì è proprio. Poi, se non volete perdervi tutte le bombe, gli errori di prezzo, i petardoni. Poi c'è un bel canale dedicato alla casa per tutte le casalinghe di Voghera. E un canale anche dedicato alla moda, dove trovate calzini, mutande. E anche reggipalle? Anche reggipalle, ah, sì. Prima di partire con le offerte, come al solito è mio dovere ricordarvi che Amazon ha già attivato la bomba. Se volete ascoltare un po' di bella musica, 4 mesi di uso gratuito di Amazon Music Unlimited. E non vi ricordiamo assolutamente queste offerte perché ci sono le commissioni più alte se ve le fate dai link affiliati nostri. Assolutamente no, vi giuriamo, non è a scopo di nulla. Graziella, ovviamente. Tanto le potete disattivare quando volete. Che ve frega, provatelo poi. Vabbè, se andate nel nostro canale L'Usato della Marisa, che in realtà è il quinto canale. Ma esiste ancora? È partito anche il 30% di sconto su Amazon Warehouse. Oh, beh, quello è sempre interessante. Guardate che io ho fatto degli affari, tipo questa staffa qua. Lasciamo perdere che è crollata giù dalla parete, però questa l'ho presa usata e l'ho pagata 25 euro in meno. In realtà da Amazon Warehouse è arrivata, praticamente sembrava come nuova. Poi ci sono anche i 3 mesi di Kindle Unlimited. Poi ci sono anche altre 2 promozioni abbastanza simpatiche. Ossia, se siete eleggibili per queste offerte, avete 10 euro di sconto quando acquistate utilizzando un punto di ritiro, o 15 euro di sconto se utilizzate per la prima volta l'app di Amazon. Ma che cacchio è che non l'ha mai usata? E vabbè, vi registrate un nuovo account, dai, no? Via, 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 tentar non nuoce. Però cagar, quello nuoce. Se c'hai l'ano un po' contingentato. Partiamo con il succo. Vai, smartphone, subito, che interessano sempre molto, soprattutto a me. Come vedete, sono molto interessato alle offerte che stiamo dicendo. Allora, Samsung Galaxy S24 Ultra, nella versione da 12 giga di RAM 1 tera, scende da 1639 a 1499. Però avete anche il cashback. Il? È attivo il cashback dal 1 ottobre al 13 ottobre. Ci sono 300 euro di rimborso. Questo è il vero punto interessante. Vi ricordate che avevo fatto un video tempo fa su come guadagnare grazie alla nuova Onlus che è Samsung? Perché Samsung ogni tanto parte con queste promo bomba e vi regala un sacco di soldi indietro. Soprattutto se avete un account student, avete ancora più sconti. Quindi date sempre un'occhiata anche ai codici sconto dedicati agli studenti. Se non ce li avete, che fatevi prestare la mail di un amico dell'università, per esempio. Tanto basta solo quella. E con quelle avrete ancora più sconti. Quindi Samsung, tantissima roba. Poi c'è lo Xiaomi Auto Decagono. Da 4,51 passa a 2,99. E poi il vero mail, Realme GT6, da 5,99
3,99 a 4,79 e il poca roba Poco F6 da 3,89 a 3,29. Poi come al solito c'è anche il Nothing 2, sempre nella versione 12 256, che questo da 5,99 scende a 5,29. E poi ci sono altri scontarelli sempre su Samsung e sui tablet, anche lì, cioè per la scuola magari vi servono, sapete, con gli sconti student quanto ve li tirano dietro. E pure il Pixel 7a, che è ancora, devo dire, un buon telefono, comunque scende a 3,49. Poi no, ma c'è l'8 Pro. L'8 Pro, stata, bravi. 8,99 ovviamente la versione da 5,12. Certo, non so chi se piglia un telefono Android da 5,12. Tre buone motivazioni per prendere una versione da 5,12. Allora, innanzitutto è più di 2,56. E fin qua, già, comunque, mica. Secondo motivazione è meno di un tera. È più di 500, ma meno di 520. Ecco, che sta lì, infatti, perché comunque non tutte le memorie nascono col buco. E poi magari qualcuno te la fa da 5,20 e lì cadono le pere. E invece da 5,12. Sì, se c'è il maestrale vai dritto. Robot, dato che nell'ultimo periodo ho visto che sui canali c'è stato un interessamento pazzesco ai robot aspirapolvere. Pure a me ne continuano a mandare, mi hanno sommerso di roba. Ma vanno in sconto in molti, ma soprattutto c'è il Dreamy L20 Ultra, che proprio perché non è subito l'ultimissimo arrivato, ma comunque adesso sta a un ottimo prezzemolo ed è super avanzato. Non ha niente da invidiare a tanti altri, soprattutto perché è uno dei pochi che ha la pulizia dei bordi con la spazzola rotante protonica. Ne ha due, ma una delle due fa il movimento di Kjull e viene fuori la chiappa destra, cioè la rotellina destra viene fuori, pulisce tutto quanto il bordo della parete, meraviglioso. Ovviamente lavaggio, quindi lavaggio con base sempre di autosvuotamento, acqua pulita, acqua sporca, autosvuotamento polvere, autosvuotamento anche dei marun, tutto incluso. Potete anche mettere il detergente. E questo qui l'avevo provato qualche tempo fa ed era tanta roba. Potenza di aspirazione 7000, che è comunque anche il rilevamento degli oggetti fino a più di 55 oggetti, capisci ovviamente. Ma secondo me, visto questa cosa, non so parlare, mi cazzo, no? Comunque, tappeti anche, c'è da dire, i mop si sollevano per non bagnare i tappeti. E inoltre ha il rilevamento automatico dello sporco e capisce dove andare a pulire, quante volte pulire, cosa fare. Sa lui, sa tutto lui. E lascialo fare. Insomma, vi coniglio di andarlo a vedere, in descrizione c'è il link con lo scontarello. Questo va a... Allora, questo da 8,99 lo troviamo a 6,49. Di solito sti robottini qua costano 1000 euro e passa, no? Ricordiamo, quindi pigliatelo. Sei romano, dillo tu. Pigliatelo. Ora però parliamo anche di una serie di prodotti che durante il Prime Day vi siete presi proprio... Ossia i vari prodottini Amazon. Infatti torna la promo sull'Eco Pop, il proprio l'entry level, che ritorna a 19,99. Poi l'Eco Spot, che è quello che, se vi ricordate, è stato presentato a luglio. Quello è bello. Torna quasi allo stesso prezzo del Prime Day, appunto a 59,99. L'Eco Dot, quello classico, torna a 24,99 e l'Eco Show a 54,99. Se volete appunto addentrarmi nel mondo della domotica, Amazon è sempre il momento migliore per farlo. Non so se vi conviene, però vabbè, sappiate che è una strada senza ritorno, io ve lo dico. Nominiamo anche qualche smartwatch. C'è il Pixel Watch! Torna il Galaxy Watch 6. Perfetto, che secondo me comunque rimane uno dei migliori al momento, a 199. Ma c'è il Pixel Watch? Il Tic Watch? Il Pixel Watch! Il Tic Watch? Ah! L'avevo visto ma non l'avevo messo per qualche motivo, forse perché era finto lo sconto. Forse perché era uno scam l'offerta che hanno scritto nel file, probabilmente, come sempre. Scusate, ho scorreggiato. Scusate, ho riscorreggiato. Ci sono perturbazioni in arrivo comunque. Allora, abbiamo poi il Pixel Watch 2. Oh! Che da, vabbè, dice 3,99, in realtà sta a 2,79 adesso, va a 2,49. Vabbè, ci sta, oh! Ci sta, ma non è un prezzo mai visto, nel senso che qua, nel senso che circa un mese fa era già quel prezzo. Però io ce l'ho qua, il Pixel 2, il Watch 2 ovviamente, mi chiedete in tanti, ah, è il 3. No, non cambia, cioè non so neanche cosa cambi, sinceramente, ma Google Mars non me l'ha mandato, quindi ho ancora il 2. Però mi trovo bene. No, è un ottimo prodotto, io lo uso... Cazzo, come mi trovo molto bene anche con il Tic Watch 5 Pro. No, ma col Tic Watch Pro cominci che... Tic Watch Pro 5 lo trovate a circa 200 euro invece di 329. Prodottino che va sempre molto, lo Switchbot, l'interruttore quello base, da 29,99 a 23,99, classico prezzo, insomma. Bello, se non avessi dovuto fare un video marzo, per colpa loro mi starebbero anche più simpatici, però vabbè. Uno dei monitor più amati del Prime Day torna, che è l'Odyssey G3, che torna a 129,90. È un ottimo prezzo per un monitor
monitor da 24 pollici, comunque full HD. Vedo che ha segnato dei meravigliosi prodotti. Il vibratissimo Cocon, l'olio da massaggio esotico al cocco, se volete, passa da 9 euro a 4,99 euro. Però, signori, è un vibratissimo. È un vibratissimo. Mamma mia, Daniele, lo sa che è arrivato, vero, il pacco? A parte che lei mi ha mandato un altro pacco, prossimamente vedrete anche cosa c'era in quel pacco di Tripodo di qualche giorno fa. È arrivato un altro capolavoro, ma non è ordissimo. E io non mi sono spoilerato niente, non so niente. E lei a tradimento prende un giorno, si sveglia e mi manda un pacco con l'etame dentro, vabbè. E comunque è arrivato anche, perché non so manco quando è uscito, l'ordissimo, le numero 2 mini. Mini, hanno fatto quello adesso, ma è uscito adesso perché non c'era, non ce ne siamo mai accorti. Sì, sarà una delle ultime novità. Prima di chiudere definitivamente la baracca. Vi segnalo anche una TV, ossia la Hisense da 32 pollici, che torna questa a 164,99. La GoPro da segnalare che va a 2,39. Vai prostata! Addentriamoci poi come al solito nel mondo delle cuffie, perché torna, signori, la bomba assurda, le Sennheiser HD599. Da 169 tornano a 79,99. Queste non lasciatevele sfuggire. Come al solito ci sono anche le Sony VH1000XM4. Da circa 2,50 scendono a 199. Tornano le solite cuffie della Oppo a questa volta 17,99, le Buds 2. Ci sono anche poi le CMF, ossia le Pro 2, da 59 a 49 euro. Basta! E tornano anche le Noting Ear A, che sono quelle bellissime gialle che sembrano delle api, anche queste vanno sempre a ruba, da 99 a 72,99. Ah, poi ovviamente vanno in scontrello i mouse, i Toposh, no, i Toposh, i mouse della Logitech G203 Light Sync da gaming, da 23 euro a 16 euro, e Logitech MX Keys Mini, questa tastiera retroilluminata, da 129 a 75, e il MX Master 2S da 119, ma sei matti, ma 119 euro, ma un mouse se, ah, vabbè, comunque 64 già meglio, e il mouse verticale per chi c'ha la tendinite acutangola, 124 a 69. Aspetta che volevo segnalare questo sconto assurdo, perché ci sono le Samsung Galaxy Buds FE che comunque ora stanno a 59 euro. Cos'è, quanto scendono? A 59. Ah, che bello scopo. Madonna Amazon. Dai, signori, per tutto il resto, canali telegrammici, ci siamo rotti le balle. Ma qualche portatile per... Dai, bisogna ora andare a dormire. Allora c'è l'Asus Stuff, questo con l'i5, l'RTX 3050, insomma un ottimo entry level da gaming, che va a 6,99. Altrimenti, se volete qualcosa anche di migliore da gaming, c'è l'HP Victus, anche questo uno dei più amati, che torna a 7,99. Altrimenti anche qualcosa per la scuola, c'è il VivoBook da 5,29 a 4,29, anche questo con l'i5, 8 giga di RAM, 512 giga di SSD. Basta! Basta! Entrate nei canali, signori, supportateci, Graziella! Commentate con salsa al salame. Cioè, così finisce? Così? In modo così triste? Devo tornare a nuotare. Deve tuffarsi lì dietro nel fiume, nei Navigli, dov'è? E accendete una candelina, un lumino per la TV vecchia. Ma anche no, perché era una merda, adesso ci salto sopra. E finisce... così! Hey! Delusione. Non è stato soddisfacente, non si è fatto niente. Par di essere su un ghiacciaio. Buon bricaggio, ci vedremo, ciao!